È una delle feste più sentite dalla popolazione sanvitese, carica di devozione e tradizioni assolutamente da rispettare, come la processione a mare, le preghiere che invocano protezione e prosperità, l'unione e la fratellanza della comunità. Ma stavolta è proprio la Madonna del Porto a dividere, e tutto per i fuochi pirotecnici che da sempre a memoria d'uomo si sparano lungo il braccio del molo. Stavolta, e per la prima volta nella storia, il ricorso inoltrato dai proprietari del trabocco San Giacomo ha impedito di utilizzare l'abituale location spostando i fuochi su zattere a mare. Il destino ha anche voluto che una delle due piattaforme si ribaltasse con un finale deludente. Fuochi di soli 9 minuti, fischi sonori da parte della gente, collera totale del comitato feste e della ditta pirotecnica Lanci, tutti contro i traboccanti. Don Gennaro, che è il parroco di San Vito, una Madonna del Porto, senza fuochi è una festa a metà. Beh, i fuochi in verità ci sono, non possono essere più effettuati come prima, come fino all'anno scorso, ma con una modalità diversa. Certo, si perde in questo modo molto dell'originalità dei fuochi di San Vito Marina. Ecco, per un trabocco che rischia con i fuochi di avere dei danni. Sì, ci sono gli esercizi commerciali ormai da 2 anni su questo molo, e quindi questo molo non può più essere utilizzato per l'allestimento dei mortai, appunto dei fuochi pirotecnici, e questo crea una modifica al programma e crea anche una certa sorpresa, come l'ha suscitata in tutti coloro che in migliaia sono venuti per vedere questi fuochi tanto originali e belli. Lei ci rimane male comunque? Certo, è una vita che si è sempre fatto là. La tradizione va rispettata. Certo. I fuochi d'artificio sono ormai una tradizione centenaria per San Vito, per la Marina e per la Madonna del Porto, e noi vogliamo continuare a farli. Per continuare a farli c'è solo bisogno che qualcuno si tiri indietro. Lei non ha fatto fare lo sparo. È stata lei, dopo 60 anni, che lei non ha fatto fare lo sparo. Cordiali e gentili traboccanti ci accolgono sulla struttura, spaesati da tanto livore. Loro preferiscono non parlare al microfono, ma ci ricordano e fanno vedere i danni subiti durante i fuochi della passata stagione, gli investimenti fatti per rimettere in piedi il trabocco, la norma che prevede misure ben precise per garantire l'incolumità delle abitazioni e della gente durante appunto i fuochi pirotecnici. In passato quel trabocco era in pratica abbandonato, ecco perché fu possibile aggirare la norma in materia. Comunque concludono, l'anno prossimo non pianteranno grane, basta che qualcuno si impegni a pagare in caso di danno. Manca adesso solo l'intercessione della Madonna per far pace sul braccio del molo.